pizza. Napoli. Ma qui non siamo a Napoli, siamo a Little Italy, il vecchio quartiere italiano nel sud di Manhattan, a New York. Oggi gli italiani non vivono più qui, ma i ristoranti italiani ci sono ancora. E qui? Siamo a New York, a Manila, a Mosca o a Napoli? Non si può sapere, perché la pizza oggi è in tutto il mondo. Qui invece siamo a Napoli, nel cuore della città vecchia. E questo è il forno a legna di una delle più antiche e famose pizzerie di Napoli, Brandi. Questa è una pizzeria molto antica, risale al 1760. Certo, la sua fama maggiore l'ha raggiunta nel 1889, quando il pizzaiolo dell'epoca, Raffaele Esposito, marito di Maria Giovanna Brandi, venne chiamato a corte per confezionare delle pizze in onore dei sovrani che si trovavano a Napoli. Fra queste pizze gli venne un attimo di inventiva, un po' napoletana, no? Classica, e preparò una pizza per la regina con i colori della bandiera sabauda, che erano il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro e il verde del basilico, che la regina mostrò di gradire in maniera particolare. Adesso poi, un po' storia, un po' leggenda, si dice che la regina chiedesse al pizzaiolo come si chiamasse questa pizza e lui, da buon napoletano, se permette, alla margherita, vostra maestà. Quindi nel giugno 1889 si data proprio la prima pizza margherita, che poi alla fine è diventata la pizza più famosa nel mondo. Questa non è Napoli, perché la pizza non è solo napoletana, la trovi in tutta Italia. Entriamo nella pizzeria-ristorante Da Ciro, dove però la pizza è alla napoletana. Come vedi, il bordo, la parte esterna della pizza, è molto alto, è grosso. Soprattutto al nord, molti preferiscono la pizza croccante, con una pasta molto più sottile. Come si prepara una pizza? Si prepara almeno il giorno prima l'impasto, acqua, lievito, sale, farina, e si va a girare, poi si impasta, si fa lievitare la prima volta. Dopo 12-14 ore si preparano i panetti della pizza e si fa ulteriormente lievitare. Dopodiché è pronta per stendere e condire. Si può condire ovviamente pomodoro, base per tutto, mozzarella, basilico e olio, e poi secondo la richiesta del cliente. E poi la pizza della casa, la pizza Ciro, che è una pizza ripiena, ha il bordo che noi chiamiamo cornicione, perché già si chiama cornicione, il bordo ripieno di ricotta e scamorza, e poi si condisce come una pizza normale. Però questo bordo, che solitamente la gente a volte scarta o la gente non piace, noi lo facciamo ripieno di scamorza e ricotta. Queste sono pizze base, alla margherita, ma sopra puoi metterci quello che vuoi, formaggi, salumi, verdure, serve solo fantasia.